buonasera a tutti e benvenuti a questa prima conferenza di questo ciclo che abbiamo organizzato insieme a tutti i volontari, tra cui Maximiliano Gambardella che ha dato un contributo enorme perché insomma si è fatto in quattro per questa bellissima conferenza. E niente, io mi chiamo Vincenzo Barbato e sono membro del coordinamento italiano del movimento Child Guest Italia, e che ha organizzato insieme anche grazie al professor Paolo Valerio e la Municipalità di Napoli questo incontro per parlare di un argomento molto toccante che riguarda un po' tutti noi e in questo periodo storico italiano va affrontato con veemenza. Niente, come stavo dicendo, il nostro movimento ha organizzato questa conferenza. Per chi non ci conosce e per chi ci conosce abbastanza in rete, siamo un movimento di natura sociale e culturale che opera a livello globale in circa 110 città in tutto il mondo, 110 paesi in tutto il mondo e più di 1000 città, quindi siamo abbastanza diffusi e operiamo principalmente in rete. Siamo un'organizzazione non profit che si occupa di diffondere determinate tematiche come quella che sentirete adesso, in ambito sia sociale, tecnologico, scientifico e niente, quindi operiamo in diverse maniere attraverso queste conferenze, presentazioni, proiezioni di film, flash mob, in tutte le forme possibili e immaginabili per comunicare un semplice messaggio che oggi, come oggi, le istituzioni odierne riguardanti quelle finanziarie, economiche, politiche e religiose sono diventate obsolete, nel senso che hanno trasmesso fino adesso valori distorti che non portano avanti il progresso umano come dovrebbe. E quindi l'obiettivo del movimento Child Guest in generale è quello di affiliarsi sia a movimenti basati sul metodo scientifico, quindi si va al di là delle pure concezioni o comunque consensi basati su opinioni sterili, ma ogni ragionamento che si fa all'interno del nostro movimento è basato su un criterio abbastanza pragmatico e comunque, come ho detto, scientifico. Quindi l'obiettivo principale del movimento è quello di transitare attraverso vari metodi, tra cui anche questo, verso un'economia basata sulle risorse. Cosa significa un'economia basata sulle risorse? Un modello e un paradigma socio-economico completamente diverso, dove tecnologia e scienza collaborano insieme in ambito in sinergia con la natura per ricreare le condizioni stabili e donare alti standard di vita a tutti gli esseri umani. Oggi è possibile? Sì, è possibile. Lo confermiamo quasi ogni giorno con riviste scientifiche, continuamente con scienziati che divulgano tematiche tecnologiche, sociali, in ambito qualsiasi tipo di ambito, anche con economisti che sfatano l'ideologia dell'economia di mercato e indirizzano quasi il nostro percorso verso quella che dovrebbe essere un'utopia secondo tanti, ma in realtà si sta concretizzando sempre di più. Quindi il nostro obiettivo è quello di innalzare lo zeitgeist, ovvero la cultura predominante in un'epoca, e far sì che l'umanità finalmente abbia standard di vita elevati per tutti. Quindi, senza essere troppo ampollosi, io presento, innanzitutto ringrazio al vicepresidente della sesta municipalità di Napoli, il dottor Zuccoli, e soprattutto il professor Paolo Valerio, che è un professore di psicologia clinica e docente dell'Università Federico II, che ci parlerà di una tematica molto importante, ovvero la tematica dell'omosessualità e dell'integrazione di queste persone all'interno della società italiana, sfatando miti ricorrenti nel nostro status quo. E quindi niente, volevo appunto passare la parola a lui. Quindi. Grazie per avermi dato il benvenuto a tutti voi e ringraziare questa iniziativa, l'organizzatore, il professor Paolo Valerio, la nostra consigliera presidente della commissione scuola Patrizia Liccardi, che ha coordinato un po' le varie, diciamo, agenzie educative. Credo che il professore ci illustrerà un po' questo progetto Hermes e cercherà di farci capire anche come si coniuga bullismo e omofobia e in che modo, credo, questo poi sia un punto importante, relazionarsi alle due agenzie di informazione principali, cioè la scuola e la famiglia, in che modo possiamo poi come società civile, come istituzione,
supportare un po' l'azione della famiglia e della scuola per arginare un fenomeno, insomma, che credo stia evolvendo e di preoccupante, insomma, disagio. Cosa vuoi fare? Credo che queste iniziative siano benvenute e accolte dai dirigenti scolastici da tutta la scuola in modo profondamente, insomma, bello, perché avere un supporto scientifico dell'università sia solamente positivo per aiutare i nostri giovani. Grazie a tutti quanti voi e passo la parola al professore. Bene, io ringrazio per l'opportunità offerta, ho accettato con piacere l'invito di Tagliast, appunto perché credo molto nei giovani e nelle loro proposte. E poi ho anche accettato con piacere perché appunto non è Napoli, ma appunto è San Giovanni a Teduccio, quindi la festa municipalità, e credo che l'università debba sempre più aprirsi al territorio e esplorare nuove possibilità di interazione col territorio. E poi sono soprattutto lieto perché oggi qui ci sono rappresentanti di istituti scolastici, dirigenti autorevoli, e quindi poter insieme a loro riflettere come potrà essere poi portato un progetto nelle scuole per poter abbattere stigmi e pregiudizi per quelle che sono le aree relative al genere e all'orientamento sessuale. Oggi è un po' come dare un assaggio di quello che noi vorremmo fare insieme a voi soprattutto e insieme ai vostri ragazzi o ai cittadini, anche quando la traduccio, o se volessimo anche ipotizzare un incontro con le famiglie. Quindi, diciamo, il tema del mio intervento è pluralità identitaria, identità di genere, orientamenti sessuali. E non a caso orientamenti sessuali che appunto oggi, dal punto di vista scientifico, appunto, no, dobbiamo considerare tutte le varie possibilità che come esseri umani abbiamo nell'ambito, perché poi vedremo cosa sono gli orientamenti sessuali. Avanti. Perché pluralità identitaria? Tutto questo ha a che vedere con il mondo in cui viviamo, perché è un mondo in cui i confini si sono ormai abbattuti, barriere che una volta sembravano invalicabili sono abbattute, in una società che noi definiamo postmoderna, dove appunto gli scambi sono molto estesi e dove i messaggi pubblicitari e televisivi sono entrati nelle nostre convinzioni, nelle nostre vite. Oggi no, quello che accade in qualche modo a San Francisco fece vedersi in tempo reale, accade anche a Napoli, o è condiviso a Napoli, è condiviso a Milano, è condiviso in tutto il mondo, ponendo una serie di sfide che come cittadini, come scienziati, come politici, come dirigenti dobbiamo in qualche modo conoscere e riconoscere. Quando parliamo di pluralità identitaria, appunto, ha a che vedere come col fatto che oggi con la globalizzazione noi ci confrontiamo con la diversità, con tutti i problemi che la diversità pone rispetto al singolo individuo. Avanti, Vincenzo. Quando parliamo di identità, appunto, dal punto di vista psicologico, sappiamo che l'identità è qualcosa, come dire, semplice e complesso. Semplice perché è qualcosa che noi tutti con cui ci confrontiamo, complesso appunto perché è un processo, c'è qualcosa che ha a che vedere con la crescita e lo sviluppo, ha a che vedere con l'interazione che il bambino molto piccolo ha con le persone che lo circondano e si prendono cura di lui, ma anche appunto con tutto quello che viene trasmesso nell'ambito della relazione madre-bambino. In realtà uno degli aspetti complessi con cui ci confrontiamo sono quelli relativi alla nascita, no? Che poi ci daranno il senso perché poi il cambiamento, la diversità è qualcosa che può turbare e come i processi psicologici attivati alla nascita sono una delle chiavi di lettura di tutto questo. Come dire, il bambino quando nasce, no, si confronta per la prima volta col cambiamento. Cioè con quel passaggio dallo stato di quiete, direi, che può vivere il piccolo bambino nel ventre della madre, in un rapporto già interattivo con la madre, che la madre non soltanto comunica con il bambino attraverso tutti i principi alimentari che fornisce, ma comunica anche attraverso le sue emozioni
e sappiamo che la vita intrapsichica del bambino, anche nel periodo gestazionale, è molto attiva. Alla nascita accade qualcosa nella vita di tutti noi che ci mette a confronto con la prima vera catastrofe, direi, nella vita di una persona, perché da un ambiente in cui tutto ci è dato senza bisogni ci troviamo all'improvviso a dover percepire fame, sete, caldo. Ciascuno di noi sa quanto è difficile, sotto la doccia, no, trovarci un ambiente freddo. Ipotizziamo cosa possa provare un bambino in quel momento. E quindi in quel momento abbiamo un nuovo essere in formazione, e con quelle complesse entità psicofisica che connota ogni individuo, che appunto comunica attraverso il corpo e attraverso la mente o l'ambiente esterno, e sappiamo appunto che uno dei primi compiti che noi come esseri umani abbiamo è quello di adattarci al contesto esterno, no? Questo adattamento implica tutta una serie di processi mentali, e in quella fase la madre ha la funzione di svolgere un momento di contenimento, le madri sanno, no? Il termine inglese è holding, tenere, contenere, e tutto quello che viene trasmesso in queste fasi al bambino e che il bambino trasmette alla madre sono aspetti molto cruciali. E quindi, come dire, noi nella vita ogni qualvolta ci troviamo di fronte a situazioni dove c'è un cambiamento, adottiamo spesso tutte quelle strategie psichiche, cognitive, che poi chiamiamo anche inconscio, potremmo dire che cosa intendiamo con questo, che abbiamo alla nascita adottato. Quindi è molto importante l'interazione madre-bambino e bambino-madre per costruire quello che noi chiamiamo la propria identità. Avanti. Quindi l'identità corrisponde anche ad alcuni quesiti che ciascuno di noi si pone, no? Un primo quesito è chi sono io, ma anche poi chi è l'altro. E si costruisce tutto questo, si costruisce nell'interscambio tra la mente, il singolo individuo, ma anche nel confronto con l'altro, nella relazione con l'altro. L'essere umano necessita quindi della distinzione e della differenziazione, riconoscendo sia chi è lui, chi è ciascuno di noi, ma anche chi è l'altro nel rapporto rispetto alla differenza che l'altro ci costringe ad affrontare. Avanti. Siamo un argentino, una psicanalista, che appunto a questo proposito scrive: c'è un bisogno profondo, specialmente umano, di definirsi secondo il genere, di attribuire l'identità maschile o femminile al mondo circostante, ben al di là del campo specificamente sessuale. Infatti, uno dei primi aspetti che alla nascita hanno connotato tutti noi, i nostri genitori e quelli che ci circondano, è appunto se un bambino è un bel maschietto oppure se una bambina è una femminuccia. Quindi sono alcuni aspetti cruciali rispetto alla tematica che oggi vorrei affrontare insieme a voi, che è quella della identità di genere, e vedremo poi tutto questo rapporto anche all'orientamento sessuale. Avanti. Tutto questo implica quindi che al nuovo nato viene attribuito un genere, a una persona però che non sa ancora, no, di essere maschio o femmina, qualcuno che dall'esterno gli attribuisce, con tutta una serie di vicissitudini rispetto a questo. Esistono un bambino su 4.500 nati che nasce con, diciamo, genitali atipici o ambigui, per i quali è questo processo più complesso, no? Parliamo di tutta una serie di situazioni che da questo medico sono chiamate oggi disturbi della differenziazione sessuale o intersessualità, che pongono problemi e sfide tutto questo, ma in realtà appunto all'esterno c'è qualcuno che attribuisce un genere, e tutto questo oggi si basa su caratteristiche anatomiche: se il bambino ha un pene è un maschietto, se invece ha una vagina è una femminuccia. Ma è tutto così automatico? Tutto procede così semplicemente? O possono esserci delle vicissitudini? Sappiamo che l'esperienza che viviamo oggi quotidianamente, in rapporto anche ai mass media, che appunto sono delle persone che oggi si chiamano transessuali, che pongono per esempio sfide a tutto questo.
nascono un corpo maschile o femminile e sente invece appartenere all'altro genere. Quindi sto introducendo due concetti, la parte corpo e l'altra parte genere. Forse vedremo poi che cosa oggi la ricerca scientifica ci ha insegnato rispetto a questo concetto di genere e che spiegazione possiamo dare al concetto di identità di genere di cui mi sto avviando a parlare. Quindi oggi insieme a voi voglio affrontare alcuni concetti di base che ci potranno appunto aiutare a dare delle risposte ad alcuni quesiti. Cioè, vuol dire chi è maschio, chi è femmina. Ciascuno lo sa, lo sente profondamente, ma tutto questo però è un processo, qualcosa che si costruisce lentamente, si costruisce, come ho detto nella prima slide, nell'interazione complessa tra la mente e il bambino e il contesto esterno e in qualche modo costruisce anche nel rapporto che ciascuno di noi ha con se stesso. Allora, quando noi parliamo di queste questioni, le domande sono appunto chi è maschio e chi è femmina. Come si arriva a dire io sono femmina e non sono un maschio? Che significa orientamento sessuale? Che significa identità di genere? Sono possibili altre identità? E se io non sono un maschio e una femmina, come reagisce il contesto esterno? Come reagisce la società? Queste appunto sono alcune domande. Ma tante altre potrebbero venire e spero che alla fine di questa mia presentazione anche il pubblico possa porsi le domande e poter provare a dare insieme una risposta. Avanti. Quando parliamo di identità sessuale dobbiamo immaginarci un qualcosa che è multidimensionale, cioè non basta un'ottica, non basta un vertice, non basta una sola lente per poter dare una risposta a questo termine. È una dimensione soggettiva e personale e risponde a un bisogno di classificazione e stabilità. Però come abbiamo detto, tutto questo presenta o può presentare delle incertezze. Quello che oggi la ricerca scientifica ha dimostrato è che quando parliamo di identità sessuale, come quando parliamo di qualunque fenomeno che ci riguarda come esseri umani, non possiamo mai leggerlo soltanto in ottica. Cioè quello che oggi nel mondo medico viene affermato appunto che l'ottica nella quale dobbiamo leggere, possiamo leggere questo, è un'ottica che si definisce biopsicosociale. Come dire, bisogna che i medicini imparano oggi che se vogliono curare bene una persona non possono soltanto preoccuparsi del corpo, ma devono preoccuparsi della complessa interazione mente-corpo, devono preoccuparsi anche di aspetti relazionali, devono preoccuparsi del rapporto medico-paziente, devono preoccuparsi di quelli che sono anche i contesti in cui tutto questo avviene. Questo è importante perché tante volte alcuni fenomeni non si possono spiegare soltanto con un dato. Qualche anno fa c'è stata un'epidemia, tra virgolette, di morti da persone anziane in un periodo di grande calore, cioè un'estate molto molto calda. Quello che è stato interessante è stato vedere che se andiamo a vedere l'incidenza del fenomeno in contesti in cui il sistema sanitario molto più avanzato del nostro, penso Nord Europa, grandi città, l'incidenza è molto maggiore che in contesti quali quello napoletano, dove invece talvolta ci lamentiamo dell'efficienza e dell'efficacia del nostro servizio sanitario nazionale. Come si può spiegare questo? È che nel nostro contesto ancora gli anziani vivono in famiglia, non sono lasciati soli, no, c'è tutta una rete che in qualche modo li sostiene e questo fa sì che, benché le condizioni esterne erano avverse, c'è stata la possibilità delle risorse legate appunto al contesto e al territorio. Quindi quel fenomeno andava letto nell'ottica del corpo come reagisce a questo sistema, delle relazioni che si stabiliscono nel contesto in cui tutto questo accade. Quando parliamo di identità sessuale, quindi, dobbiamo leggerla guardando almeno quattro fattori: il sesso biologico, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e quello che noi definiamo ruoli di genere. Avanti.
Ecco, questa immagine mi dà il senso, no? Di come non possiamo, se vogliamo parlare di identità sessuale, considerare soltanto il sesso biologico. Quindi non basta essere maschi, avere un apparato genitale maschile e avere un patrimonio cromosomico XY, ma c'è bisogno anche di tenere conto dell'identità di genere, vedremo che significa ruolo di genere e orientamento sessuale. Avanti. Sesso biologico, beh, chiunque ha studiato biologia o ha dei ricordi lontani sa che appunto è una categoria che ha a che vedere col corpo e anche con l'aspetto genetico, no? Sono quelle caratteristiche sessuali e biologiche legate a cromosomi sessuali, sappiamo XY per maschio, XX per la femmina, genitali esterni, gonadi, testicoli per maschi, ovali per le femmine, caratteri sessuali secondari, il seno, i muscoli, la penuria, che appunto si sviluppano durante la pubertà. Avanti. Però non basta appunto definirsi maschio o femmine tenere conto del sesso biologico, ma anche di quest'altro costrutto che si sente più affermato negli ultimi anni, che è appunto denominato identità di genere. Cosa intendiamo con questo? Noi tutti, questo siamo gli insegnanti, no? Soprattutto genere maschile e genere femminile, sappiamo che sul passaporto, no, c'è a che genere appartiene maschile e femminile. Cosa intendiamo quando parliamo di identità di genere? Parliamo del profondo convincimento che c'è su noi di appartenere al genere maschile, cioè di essere maschio o di essere femmina. E tutto questo è un processo complesso che si costruisce nel tempo e che appunto non ha soltanto a che vedere con i caratteri somatici, con il patrimonio cromosomico. È un processo anche questo multifattoriale che è risultato di interazioni, cioè di rapporti molto stretti tra il corpo, quindi la biologia, l'atteggiamento dei genitori, l'educazione ricevuta e il contesto socioculturale. In alcuni casi appunto c'è una incongruenza tra quello che sono appunto gli aspetti somatici e invece di sentire. Avanti. Un altro concetto da introdurre rispetto al concetto di identità di genere è quello di ruolo di genere. Anche questo è qualcosa che si costruisce anche molto, no, precocemente. Già quando si comincia a nascere, come dire, il maschietto indossa la tutina azzurra, la femminuccia indossa la tutina rosa. Il mondo postmoderno che viviamo sta mettendo anche tutto questo con il scacco, no? Proprio qualche giorno fa c'è stata un'ulteriore possibilità offerta, no, ai padri di prendere un congedo parentale per accudire i bambini, cioè da quello che una volta era il compito affidato alle madri e una funzione puramente e prettamente femminile viene per certi versi oggi vista in modo diverso. E quindi i ruoli di genere sono quei comportamenti e atteggiamenti che nell'ambito di un certo contesto socioculturale sono riconosciuti come propri dei maschi e delle femmine. Nel nostro contesto, perlomeno rispetto alla mia generazione, il ruolo di genere significa se sei maschio non piangi, se sei maschio quando vai al ristorante di solito sei tu che paghi o per la pizza o per offrire qualcosa. Il ruolo di genere significa che anche in famiglia ci si aspetta che un giorno sia tu a reggere la famiglia o questo ci si aspettava una volta, insomma, oggi tutto questo viene, no, per certi versi sfidato. E quindi per poter parlare di quello che è appunto l'identità sessuale abbiamo visto i tre concetti, quello che ha a che vedere con il sesso biologico, l'identità di genere, cioè quanto maschio o quanto femmina io mi sento, e anche il ruolo di genere, quali sono i comportamenti che io assumo per confermare a me stesso e agli altri di appartenere al genere maschile e femminile. Ora, rispetto a tutto questo, la ricerca scientifica ci ha sempre più confermato che noi dobbiamo immaginarci, rispetto al costrutto identità di genere e quello poi di orientamento sessuale, come se noi ci poniamo su un arcobaleno, no? Dove ciascuno di noi si pone in una certa posizione rispetto a
questo rispetto agli altri, per come dire, nessuno di noi è completamente e solamente o maschio o femmina, ma sono funzioni che noi adottiamo, talvolta anche per adattarci al contesto esterno. Credo che 30 anni fa nessun uomo avrebbe chiesto il congedo parentale per accudire i propri figli, e nessuna donna avrebbe ceduto il ruolo di madre, e oggi no, tutto questo è la legge anche che lo prevede e lo consente. Se pensiamo, c'è stato un bellissimo lavoro di una collega, Laura Schettini, che ha studiato quali erano le reazioni della popolazione rispetto ai cambiamenti connessi appunto al genere, leggendo i giornali Roma e Messaggero dal 1890 al 1930. È divertente vedere e leggere come erano sconvolti le persone cosiddette per bene a vedere una donna portare i pantaloni, una donna fumare per strada, una donna guidare l'automobile. A Napoli dicevano prese a coppedirli, cioè proprio no, venivano ridicolizzate, e ancor più quando poi era un maschio che indossava abiti femminili e che poneva appunto interrogativi molto complessi. Noi viviamo a Napoli, che è una città che è interessante perché da una parte è stata una grande capitale nel Settecento e ancora oggi è una grande città, ma quello che è interessante della nostra città è che appunto ha conservato non soltanto le vestigia del passato, pensando Pompei, Ercolano, gli scavi, tutti gli aspetti dell'archeologia, ma anche conservato alcune tradizioni e aspetti culturali legati a questo. Uno di questi riguarda i femminili napoletani, no? Che come sapete si avvicina alla Candelora il 2 febbraio ed è un giorno dedicato appunto al pellegrinaggio al santuario del Monte Vergine dei femminili. I femminili oggi, se volessimo pensare a termini, sono transgender, vediamo cosa, o transessuali, usiamo questo termine un po' più noto. Da quello che è interessante è che dove oggi c'è il santuario di Monte Vergine, al tempo di Virgilio, che Virgilio descrive nei suoi poemi, c'era il tempio di Cibele. Cibele era una dea orientale in cui i sacerdoti erano eunuchi e vestivano la donna. Quindi come se poi la diversità. Perché dico tutto questo? Appunto per dire quanto per certi versi la cultura, i contesti sono aspetti che dobbiamo tener conto per spiegare alcuni fenomeni e quanto la mente si sta adattando anche al contesto esterno. C'è un biologo che si chiama Edoardo Boncinelli che si chiede: come potrà la mente dell'uomo di oggi, che è in un cervello di ieri, che è un corpo dell'altro ieri, adattarsi ai contributamenti con cui noi ci confrontiamo? Come i nostri bambini e bambine stanno modificando anche le loro strutture cerebrali rispetto ai nuovi stimoli che ricevono? Molti di noi sono cresciuti giocando con gli altri, giocando nella strada. Per me la televisione, io ho 64 anni, era una cosa molto innovativa, il telefono ce n'era uno soltanto appeso alla parete, c'era la teleselezione. Oggi i bambini giocano con i videogiochi che richiedono anche dal punto di vista dell'attenzione, un'attenzione molto rapida, richiedono delle abilità molto speciali che non possono anche modificare alcune strutture cerebrali e che non possono anche le modalità con cui crescono i bambini e le bambine modificare i rapporti e le relazioni con l'altro. Una cosa è giocare nel cortile insieme a un altro bambino e imparare a vincere e perdere, una cosa è davanti alla televisione o un videogioco dove o vinci o chiudi e ricominci da capo e sfuggi appunto alla frustrazione della perdita. Quindi, come dire, i ruoli di genere sono qualcosa che in qualche modo sono importanti e in qualche modo sono anche tipicizzati
ci si aspetta che la bambina giochi con le bambole, si aspetta che la bambina indossi un certo tipo di abiti, ci si aspetta che il maschietto giochi con il fucile e giochi con le macchinine. E quindi noi già stiamo costruendo, no, culturalmente alcuni aspetti hanno a che vedere con i ruoli di genere che proprio vanno nel tempo sviluppandosi e consolidandosi avanti. Ecco, il quarto concetto su cui abbiamo visto è quello dell'orientamento sessuale. Cosa intendiamo come orientamento sessuale? Appunto, i pensieri che posso dire con riguardo a questo sono con chi immagino e con chi desidero scambiare un bacio, con chi sento un'intesa profonda e particolare. I nostri adolescenti dicono chi fa venire le farfalline allo stomaco. Cioè, quando noi parliamo di orientamento sessuale, parliamo della direzione della sessualità di un individuo indipendentemente dal genere a cui appartiene. E quindi è caratterizzato da una preponderanza di sentimenti, pensieri, fantasie che possono essere sia con l'individuo dello stesso sesso che con l'individuo dello stesso opposto. Questo non ha niente a che vedere con il genere, quindi. Cioè, come dire, quando parliamo di orientamento sessuale parliamo di sentimenti. Questo è qualcosa che è importante ribadirlo. Io qualcuno l'ha già sentito dire questo esempio, quindi mi scuso con lui e lei, ma appunto vorrei portare un esempio che stupisce e ci porta in media stress, nel mezzo delle cose. Noi abbiamo un sito all'università che si chiama www.bullismoomofobico.it al quale molto spesso si rivolgono insegnanti con problemi in classe o si rivolgono genitori. Una volta in una coppia di genitori in un piccolo paesino dell'interland napoletano, disperati perché il figlio di 24-25 anni, un mese precedente, aveva loro fatto coming out, cioè aveva dichiarato ai genitori che lui era omosessuale, che era fidanzato con un altro ragazzo e che voleva portare il ragazzo a casa. I genitori erano sconvolti, la madre in lacrime, in dialetto molto semplice, dice appunto questo io non capisco, questo non capisco più, ora è maschio e femmina, quello che è stato con le donne, ma che è successo, è cambiato tutto. Il padre che dice, questo lui vogliono baciarsi, che schifo, due uomini che fanno questo. Capì che non erano pronti questi genitori e proposi loro di venire anche con il ragazzo. E il ragazzo arrivò, era un ragazzo di 1,80 m, barba, militare di carriera, e quindi come dire potremmo un po' riflettere con la madre sul senso del dubbio che aveva se si era maschio o femmina, perché lei in qualche modo confondeva identità di genere con l'orientamento sessuale. Però compresa anche i genitori erano pronti, però alla fine disse anche, ma non credo perché l'avete portato qua. Capì che loro speravano che il figlio fosse guarito, poi questo lo vedremo dopo, il senso di tutto questo. Io spiegai loro che non era possibile, anzi spiegai che se in qualche modo qualcuno avesse proposto una cura, di essere molto cauti, perché l'ordine dei medici, l'ordine dei psicologi, non considerano queste cure dannose e non eticamente giuste e valide. E lì poi mi sono commosso, che quella signora comprese quello che noi stiamo dicendo rispetto a quello che dice l'orientamento sessuale. Disse, professor, ha già capito, non si può fare niente, non si può fare niente. Signora, ma mi faccia capire perché le dice questo. E lei mi disse con parole molto semplici, un po' accorate, professore, che quello è un fatto di sentimento. Cioè una persona molto semplice, compresa appunto che omosessuale non significa che uno c'è il sesso in testa, ma significa che uno desidera avere rapporti affettivi e relazionali con un'altra persona del proprio sesso e anche poi certamente comportamenti sessuali. Quindi come dire, spero che questo sia un concetto di rimanga, cioè quando noi parliamo di identità di genere, quindi col sentissimo maschio e femmina, non ha a che vedere con l'orientamento sessuale. Cioè una persona può essere omosessuale, ma mantenere la forte identità virile senza che tutto questo vada a scalfire la propria identità di genere. Avanti. Naturalmente quando ci troviamo, e qui sono molti insegnanti e docenti, nell'età adolescenziale tutto è un po' più complicato, no? Perché in fondo l'adolescenza è caratterizzata da una serie di interrogativi e anche da un consolidamento e una costruzione dell'identità. Cioè esistono tutta una serie di ragazzi anche che vengono chiamati
no, queer questioning, perché appunto si interrogano anche sul loro orientamento sessuale. E in realtà, diciamo, uno dei compiti dell'adolescenza è quello di poter in qualche modo affrontare sia i cambiamenti del corpo, ma anche quello a livello cognitivo, e anche poi cominciare ad affrontare aspetti affettivo-relazionali. Quindi quando parlo di adolescenza diventa un po' più complesso e diventa anche molto più delicato il discorso, come molti genitori possono sapere. Andiamo avanti. Quindi il punto a cui io sto per giungere è che quando parliamo quindi di omosessualità dobbiamo ipotizzare non più come in qualche modo avveniva qualche anno fa, e poi vedremo cosa intendo, no, come una malattia, una patologia, ma oggi viene considerata una variante naturale del comportamento sessuale. Cioè, quello che ho detto significa che non è che sia ancora così chiaro come tutto questo accade dal punto di vista scientifico, sono ancora ipotesi che stiamo facendo, ma che quando parliamo di eterosessualità, di omosessualità, di bisessualità, parliamo di qualcosa che ha a che vedere con processi che non hanno nessun legame diretto con la natura. Cioè non si nasce eterosessuali e si diventa omosessuale o bisessuale, ma si nasce probabilmente bisessuale, cioè con una possibilità molto ampia di poter sviluppare un orientamento, e poi tutto quello che sono una serie di accadimenti, vicissitudini o aspetti legati a quelle tre variabili di cui vi ho parlato prima, cioè il corpo, apparato genetico, anche tutto il sistema genetico che ci connotano, le relazioni affettive e la nostra storia personale e il contesto in cui viviamo, e più una quarta variabile, che è quella che, diciamo, crea ancora più problemi, il caso. Cioè, come dire, esiste anche una casualità che diventa causalità, cioè il caso può interagire con quegli altri fattori, portarci poi a sviluppare il nostro orientamento sessuale in senso eterosessuale, omosessuale e bisessuale. Perché quello che è importante è tenere conto di quelle che sono le funzioni e le rappresentazioni che abbiamo nella nostra mente rispetto a questo. E questo poi ci apre una serie di interrogativi che forse non so se oggi affronteremo qui, no, rispetto anche a quello che poi dal punto di vista oggi della politica è un tema scottante, che è quello del proprio matrimonio o l'unione dell'interpretazione dello stesso sesso, e l'interrogativo ancora più scottante che è da affrontare è se poi una coppia di persone dello stesso sesso può legittimamente crescere bambini o no, facendo crescere un ambiente, diciamo, che non sia proprio dannoso. Se penso a un articolo pubblicato di recente sul Corriere della Sera, scritto da quello che è oggi il presidente della Società Psicoanalitica Italiana, appunto, lui affermava che quello che è importante è che il bambino abbia un ambiente confortevole dal punto di vista affettivo, abbia qualcuno che lo desidera e lo ama, lo faccia sentire al centro dei suoi interessi, e che in qualche modo tutto questo non ha nessuna incidenza poi sull'identità affettiva e psicologica e sull'orientamento sessuale di questi bambini. Cioè, come dire, non si preoccupava tanto, dice, del voi dell'asinello o del genere voi dell'asinello, ma importante tutto questo, ma di questo potremo parlare dopo. Ora, se passiamo a tutto questo, dobbiamo anche riconoscere che non è tanto tempo in cui si è stato affermato. Cioè dobbiamo aspettare il 1994 perché un'associazione, quella degli americani psichiatri, l'American Psychiatric Association, cancellasse la omosessualità dal manuale delle malattie mentali. E questo ha avuto un'incidenza anche sull'atteggiamento della popolazione generale e anche della classe medica. Io sono uno psicologo un po' atipico, perché quando io sono laureato in medicina non esisteva neanche in Italia una facoltà di psicologia. Ebbene, ho studiato su libri nel 71, ho fatto l'esame di psichiatria, in cui l'omosessualità era considerata malattia mentale.
l'omosessualità era considerata una deviazione. Qui siete tutti molto giovani, ma nessuno ricorda un caso molto eclatante avvenuto in Italia negli anni 60, il cosiddetto caso Brebanti. Brebanti era un professore che aveva una relazione con un giovane, Giovanni Sanfratello. I genitori di questo giovane, una famiglia ben pensante, un giorno presero questo figlio, lo portarono da uno psichiatra, il professor Rossini, che diagnosticò un disturbo legato all'omosessualità, e questo ragazzo all'epoca fu curato con elettroshock e commenti clinici. Queste erano le cure che all'epoca, non perché fossero malvagi medici, perché quello offriva quel contesto. Oggi, con lunghi studi, ricerche, anche grazie ai movimenti delle associazioni, siamo giunti appunto a considerare l'omosessualità come delle varianti, e questo viene sancito da DSM-IV, e tutto questo anche significa che non si può curare l'omosessualità, cioè io non posso trasformare una persona eterosessuale in omosessuale, non posso curare e trasformare, anche se noi sappiamo anche da esperienze vive di persone che possiamo conoscere, che in certi contesti poi no, una persona che ha un rapporto affettivo con una donna, una persona che ha avuto una figlia e così via, per esempio in situazioni come il carcere, no, può assumere comportamenti che noi chiamiamo omosessuali. Quindi, come dire, è molto complessa tutta quella serie di comportamenti che hanno a che vedere con la sessualità, dove quello che dobbiamo anche ricordare è che molto spesso quello che è importante è la fantasia sottesa all'essere con l'altro. Tant'è vero che molto spesso nei momenti di intimità in cui siamo con la persona a cui vogliamo bene e che amiamo, no? Nei momenti di intimità molto spesso anche nel rapporto sessuale siamo con gli occhi chiusi, dove l'altro c'è, è importante, ma anche la fantasia sottesa a quel momento, no, ci porta avanti poi in quello che è poi tutte, no, le complesse connotazioni dell'atto erotico. Comunque quello che spero è che rimanga appunto qui, che sin dal 2009 l'American Psychological Association, cioè l'associazione di psicologi americani, sancisce appunto che tutti gli interventi che vogliono curare l'omosessualità sono interventi che vanno per certi versi visti con molto sospetto e non applicate a queste condizioni. Avanti. Ora appunto l'altro tema, visto che abbiamo di genere, è quello del transessualismo, no? Qui ci sono ancora una serie di aspetti problematici con cui, come scienziati, ricercatori, come psicologi e come persone comuni, ci stiamo confrontando. Ieri c'è stato nella sala giunta del Comune di Napoli un'importante conferenza stampa nella quale l'assessore alle pari opportunità del Comune di Napoli annunciava una tavola rotonda il cui titolo è Transitare nel lavoro e inclusione e buone pratiche. Si dedica appunto a sostenere l'avviamento al lavoro delle persone transessuali, perché appunto no, sono persone intorno alle quali sono molti pregiudizi, no, uno dei più diffusi è che transessualità è uguale a prostituzione. Ecco, questa è una cosa che poi vedremo quanto, no, anche questo non sia vero in fondo, però appunto sappiamo che sono alcune persone che vivono una discordanza tra il sesso ideologico e l'identità di genere, cioè nascono con un patrimonio cromosomico, con genitali maschili, ma sentono profondamente appartenere al genere femminile, o viceversa. E lavorando in quest'ambito da 15 anni è un fenomeno molto sempre più crescente: donne che nascono con un patrimonio cromosomico che è delle donne, con un corpo femminile, che sentono di appartenere al genere maschile. Tutto questo pone interrogativi, e però in questo momento tutto questo viene messo sotto quella sigla avanti che appunto è di transessualismo, o usando un termine nordamericano,
di delegazione nordamericana transgenderismo. Questo è qualcosa che, questa domanda, se il transgenderismo della patologia, ancora non ha delle chiare risposte. Cioè, come dire, finora, un po' come accaduto per l'omosessualità, il transgenderismo è considerato una malattia mentale, è presente nel manuale del diagnostico statistico, anche se viene per certi versi proposta una nuova denominazione, cioè non più disturbo dell'identità di genere, ma disforia di genere, cioè un sentirsi non a proprio agio nel corpo in cui si è nato. C'è tutto un grosso movimento a questo proposito. Sempre più ci sono persone, scienziati, operatori che, prima cosa, non considerano più il transessualismo come malattia mentale, ma lo considerano anche come una delle possibilità che abbiamo rispetto al genere, e soprattutto non considerano più il transessualismo come qualcosa legato alla prostituzione. Cioè, abbiamo degli ingegneri, avvocati, medici che sono transessuali, e soprattutto, diciamo, se penso all'Università di Napoli, no, il nostro Ateneo ha previsto nel suo regolamento che gli studenti transessuali possano avere un libretto universitario transitorio che consenta loro di poter, anche se non hanno avuto ancora, come la legge che la prevede, un riconoscimento anagrafico del genere di appartenenza, possono per appunto non essere discriminati, per cui si chiamano Giovanni Esposito o Caterina Bianchi, e invece poi indossano abiti femminili o abiti maschili. Tutto questo ci sconvolge, tutto questo ci sta dentro, tutto questo ci pone di fronte a sfide che ci sembrano in qualche modo assurde, è una pazzaria, verrebbe dire. Però è questo con cui andiamo a confrontarci. Ora, qual è il senso di questo incontro mio qui con voi? È quello di darvi strumenti, poi ciascuno potrà approfondire, potrà per certi versi rimanere con i propri dubbi, però dare degli stimoli di conoscenza, perché conoscere è anche un po' togliere delle nuvole, delle nebbie. È quello che spero che appunto alla fine di questo incontro, su alcuni concetti, possa avere un po' meno oscure, non dire chiare, perché capisco che vi sto parlando di cose, no, che non sempre sono così chiare, e soprattutto cose rispetto alle quali la società non ci ha mai dato gli strumenti conoscitivi. A scuola non si parla di questi aspetti, io non ho mai studiato all'università, i miei studenti di medicina non studiano queste cose, gli studenti di psicologia non studiano queste cose. E questo porta, per certi versi poi, porta a quello che poi affronteremo come aspetto tematico, cioè a pregiudizi, stigma, e vedremo qual è, e stereotipi, vedremo che significa tutto questo. Tornando appunto a questo tipo di problema, quindi omosessuali, lesbiche, bisessuali, si nasce o si diventa? Questo è un dilemma che in qualche modo... Io una volta, circa 10 anni fa, partecipai a una conferenza organizzata ai Cavalli a Napoli, e il titolo della conferenza era Omosessualità, vizio, virtù o malattia mentale, no? Cioè, vuol dire, a seconda dei tre vertici in cui lo si può vedere. Certamente non è un vizio, neanche una virtù, e certamente non è una malattia mentale. Certamente non si nasce perché i geni ce lo dicono, certamente non si diventa senza tener conto di come si è nati, ma come ho detto prima, no, quando vediamo questo fenomeno dobbiamo sempre tenere conto di tutti i fattori. E quindi quando noi parliamo di queste cose dobbiamo sempre essere attenti, o
ogni volta noi ci poniamo un dilemma, un dubbio, secondo quello che noi appunto diciamo, una posizione binaria. Cioè, quando noi mettiamo soltanto due categorie, l'una contro l'altra, perché tutto questo ci porta a dire che poi maschio e femmina, homo e peggio di etero, alto e meglio che basso, e così via. Cioè, tutto questo, quando noi ci mettiamo in quest'ottica, è un'ottica un po' rischiosa, perché può portare e dare origine a stereotipi, pregiudizi e stigma, che sono appunto quelli che poi noi vorremmo in qualche modo combattere, soprattutto pensando al contesto scolastico, dove no, se non si comincia il più possibile a combattere stereotipi, stigmi e pregiudizi, abbiamo poi dopo dei comportamenti che possono essere rischiosi. E nell'intervento delle scuole spero poi che Claudio Cappotto possa darci una vivida esperienza, proprio venendo oggi da una scuola in cui l'intervento di prevenzione o di sensibilizzazione sulla cultura delle differenze è stato portato avanti. Cos'è lo stereotipo? No, questi tre concetti che prima ho introdotto, stereotipo, pregiudizio e stigma. Ma noi parliamo di stereotipo quando in qualche modo noi esemplifichiamo al massimo un evento, una categoria. Lo stereotipo è che il napoletano è sempre allegro, canta, ruba, no, come dire, questi sono gli stereotipi che connotano, no, noi, lo stereotipo delle persone del nord è che è freddo, mangia la polenta. Questi sono appunto aspetti che in qualche modo sono pericolosi, perché si accompagnano poi anche, non sempre, a pregiudizi, cioè a predisposizioni favorevoli verso tutti i membri della categoria. Lo stereotipo è, no, nella nostra immaginazione, che gli zingari rubano i bambini, che gli zingari fanno i furti, che i negri hanno dei caratteri che sono appunto da voltare diventando genitali, no, come dire, o sono grandi amatori. Sono stereotipi. Alla base o contrariamente allo stereotipo sono i pregiudizi. Quando i pregiudizi sono valutazione di solito negativa di una categoria di persone basata su generalizzazioni e sull'attribuzione di una caratteristica specifica di una persona a un gruppo molto più ampio. Cioè, come dire, certo, forse uno zingaro avrà anche rubato, un napoletano, anzi molti napoletani hanno fatto degli scippi, ma non tutti i napoletani sono scippatori. No, tutto quello che in qualche modo avete letto ultimamente anche rispetto a Scampia, no? Diciamo, no, come dire, perché c'è anche così? Forse la popolazione non era ben preparata a far parte di questo video, ma il rischio appunto è che mostrare al grande pubblico Scampia fatta solo di camorristi, gente che spaccia droga, no, faceva sì che tutti gli altri che vivono a Scampia, che fanno una vita anche dignitosa e faticosa, no, fossero in qualche modo associati agli altri. Lo stesso appunto il napoletano subisce molto stereotipi e pregiudizi se va a Verona, insomma, no? Dove talvolta, e avete visto quel film molto, due serie di film, Vivere al Sud, come era il titolo? Benvenuti al Sud, al Nord, no? Lì proprio c'è il senso di come lo stereotipo e il pregiudizio possono essere sconfitti conoscendo, no? Soltanto quando si sono conosciuti i protagonisti e ciascuno ha visto alcuni limiti, ma anche più grandi potenzialità dell'altro, no, si è potuto stabilire una relazione più diretta. Ma stereotipi e pregiudizi sono molto rischiosi, perché poi portano, andiamo un po' avanti, portano appunto a stigma. Cioè, lo stigma è un fenomeno sociale che attribuisce una connotazione negativa a un membro, a una comunità, tale da declassarlo a un rango inferiore. Purtroppo, forse non tutti ricordano, no, quello che è successo qualche anno fa
a Castelvolturno, no, dove appunto sono stati poi dopo i negri, le persone di pelle scura, perché noi siamo persone di colore, considerando appunto che anche noi non abbiamo un colore. Io ho un colore bianco, anche io sono un uomo di colore, bianco. Quello che differenzia da me e l'altro è che io ho il colore bianco e l'altro la pelle scura. E, no, quanto appunto no, si considerano tutte le persone di pelle scura, di Scampia, come di Castelvolturno, no, come persone che facevano prostituzione e con tutto quello che è successo lì. Quindi, come dire, venivano declassate al rango inferiore. Ecco, perché in questo momento, no, oggi sui giornali si leggeva di questo gruppo di giovani neofascisti, no, dove soltanto che sei di religione ebraica, no, viene considerato di essere inferiore, che merita di essere battuto, stuprato, e questo è stato poi quello che in qualche modo ha portato poi, no, nella Germania nazista a consentire tutti quegli atti che oggi a noi sembrano per certi versi impossibili, e quello che poi in qualche modo, no, avviene anche oggi rispetto alle popolazioni arabe. Quindi, come dire, ogni volta ci sono stereotipi, pregiudizi, molto spesso vengono fuori stigma che portano, diciamo, a far sì che la persona stigmatizzata perde status. Quindi il contenuto di questo è importante. Martedì scorso a Napoli c'è stata un'altra importante manifestazione, questo di Napoli, insieme a 100 agenti della Polizia dello Stato, appunto, ha fatto un corso di formazione su queste tematiche, per aiutare anche la Polizia dello Stato a comprendere un po' meglio e poter appunto prevenire stigmi e pregiudizi. Quello che è interessante è quanta attenzione oggi anche le nostre autorità nazionali pongono a tutto questo. Era presente tra gli altri un rappresentante di vicecapo della Polizia, quanto oggi la Polizia, no, nei suoi organi centrali, si preoccupa della formazione e della conoscenza di queste aree tematiche. E d'altra parte, no, vediamo quali sono proprio le ricadute di tutto questo. Basta ricordare alcuni episodi della Polizia di Stato, no, dove, no, nei confronti di calciatori che vengono da altri paesi sono state fatte delle istruzioni, e questo qual è stata la reazione, perché qui stiamo parlando di un po' di crimini d'odio che nel nostro paese hanno anche una specifica normativa di legge, che raddoppia la pena quando è un crimine d'odio, soprattutto se l'odio è legato a fatti razziali o a fatti etnici o a credo religioso, non ancora legato a un intervento sessuale. Ma sappiamo appunto che uno degli aspetti di cui molto spesso le persone omosessuali sono vittime sono appunto anche, no, crimini di odio, che poi dopo vedremo, hanno a che vedere con quella che è l'omofobia, con no, epiteti Frocio, Checca, a Napoli dice appunto Ricchione, che hanno, no, una forte valenza dispregiativa. Avanti. Quindi quello che è importante, e quello che stiamo cercando di fare insieme, è che avete presente che ogni qualvolta c'è qualcosa di nuovo che non conosciamo, ci spaventa, può attivare degli stereotipi, stigmi e pregiudizi. Oggi nel nostro paese, nella nostra città, che è stata una città tendenzialmente aperta alla diversità, no? Con tutta la crisi economica che abbiamo, con l'impatto di persone di altre culture, c'è il rischio appunto che sempre più questa diversità attivi tutto questo. Per cui, no, ci capita di vedere che c'è una persona di pelle scura sul pullman, la si guarda sempre, no, con un certo sospetto, a cui a volte è sotteso anche un disprezzo. E questo poi ha a che vedere quando, anche con l'area in cui noi ci stiamo confrontando, con genere e sessualità. Avanti. Quali sono alcuni stereotipi legati all'omosessualità e al transessualismo? I gay sono tutti effeminati, le lesbiche tutte mascoline.
oppure i gay sono pedofili. Questo è oggi un tema molto forte. Tutti i ballerini sono gay e tutti i gay sono ballerini. Gay e lesbiche non possono creare una famiglia. Le persone omosessuali sono quelle che hanno più rischio di contrarre l'AIDS. Se cresce la persona omosessuale diventa uno di loro e le transessuali sono tutte prostitute. Questi sono alcuni, diciamo, di stereotipi che portano poi pregiudizio e stigma avanti. Tutto questo ha a che vedere con un certo atteggiamento culturale generale dominante. E qui userò tre concetti, farò ricorso a tre concetti o tre termini, che sono sessismo, eterosessismo e genderismo. Sessismo è qualcosa che ha a vedere anche con la cultura patriarcale, come diciamo ancora, per certi versi eredi. C'è una cultura che ha sempre visto il maschio, il più il forte, dominante, quello che deve in qualche modo avere rispetto. E oggi le cose hanno cambiato, no? Come dire, anche una cultura patriarcale è sempre più messa in crisi, in una società nella quale, e qui sono molti dirigenti scolastici, che sono da una parte dirigenti scolastici, dall'altra sono anche genitori. Oggi sappiamo che il rapporto genitori-figli non funziona più quel principio, no, del padre, una volta c'era padrone, che esercita l'autorità. Io sono il padre, si mangia, domenica a casa delle due, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Vuoi andare a ballare, si devi tornare alle 10:27, 11, perché io qua comando io. Oggi sappiamo che è la cultura della mediazione che funziona, una cultura che implica, diciamo, che venga non soltanto rispettata l'autorità, che il genitore deve sapere esercitare, perché il genitore deve essere quello che no, rappresenta una figura dotata di autorità nei confronti dei figli. Ma questo c'è un altro concetto dell'autorevolezza, cioè talvolta anche mediare. Talvolta anche riconoscere ci può essere, diciamo, non di un errore, ma alcuni problemi, e discuterlo con i figli. E questo può essere difficile per una generazione, quale quella mia e quella appunto di voi, che invece ha vissuto una relazione con i genitori che era basata sull'autorità. Il 68 ha scardinato tutto questo, no? E oggi vediamo che ci sono tutta una serie di diverse connotazioni. Quindi, come dire, però, il sessismo o il fa sì che noi consideriamo i rapporti tra i sessi sempre di scapito del femminile, con discriminazione. Beh, ora nel mio corso alle forze polizia c'era un'aula dove almeno il 20-30% era costituito da donne poliziotte. Se andiamo oggi nell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, vedremo che molte sono le allieve, e avete sentito oggi sui giornali, ma come nell'esercito nordamericano l'ultimo concorso per le donne è caduto, in quanto anche le donne possono andare in prima linea. C'è un mondo nel quale non è più la forza fisica quella che conta, ma è la capacità di affrontare i problemi e risolverli, e attraverso anche delle armi si può in qualche modo combattere a pari forza. Non c'è più bisogno di essere un maschio forte e potente, no, e avere il predominio, ma si è quindi in qualche modo al piano. Però rimane ancora, no, questo verrebbe dire stereotipo, il sesso debole, che in realtà sappiamo che non è più tanto vero, e quindi i pregiudizi da dove non possono andare in prima linea, e invece in America abbiamo visto che questo è un incesto. L'altro concetto è l'eterosessismo, cioè tutto questo è qualcosa che è basato su un concetto per il quale quello che è naturale e normale in qualche modo è l'eterosessualità. Tutto il resto, se si discosta dall'eterosessualità, è considerato come patologico, per cui un sistema ideologico che nega, denigra e stigmatizza ogni comportamento non sia eterosessuale. Genderismo, appunto, è qualcosa che considera i generi, due maschili e femminili, e ancora una volta tutto quello che non si conforma al sesso biologico è considerato appunto come negativo e patologico. In
questo contesto viviamo. E questo rende molto più complesso e difficile, no? Anche per un genitore, perché io comprendo, e oggi nella gradualità dei problemi, no, mi colpisce ogni volta quando incontriamo genitori di adolescenti transessuali, dicono, professore, gay sì, transessuale no. Perché come dire, c'è un'iniziale accettazione, no, ancora il transessualismo. Anche perché talvolta alcune persone possono presentare alcuni problemi essendo transessuali o essendo omosessuali. Vedremo ora tutto questo rapporto all'omofobia. Voglio poi introdurre un concetto che poi vedremo, che è quello dopo del stress legato all'appartenere a minoranza, o cosiddetto minority di stress, con termine anglosassone. Cioè, come dire, una persona omosessuale e una persona transessuale certamente è più a rischio di avere problemi di tipo anche psicologico rispetto ad altri, perché si confronta con quegli aspetti, abbiamo detto, stigma, pregiudizi, stereotipi, per cui se io sono un bambino napoletano, frequento a Verona o a Bolzano, anche in una classe dove si parla il tedesco, mi prenderanno in giro per il mio accento, per il modo in cui mi muovo, per il modo in cui parlo girando le mani e così via. Ma torno a casa, trovo mamma e papà napoletani, trovo la compagna, la zia, chiunque, no, che mi rassicurano che non sono sbagliato. Forse prendono un po' lentamente l'inflessione anche veronese, però mi sento comunque una base sicura che mi può far sentire accolto. E lo stesso può accadere se ho la mia scuola, mi prendo in giro, una casa e i genitori. In realtà però, se io sono un ragazzino che sente una serie di movimenti affettivi, di interesse rispetto a una persona di questo stesso sesso, cioè mi sento gay, come si dice oggi, omosessuale, torno a casa, no, e mi sento stigmatizzato, mi sento per certi versi portato dallo psicologo perché devi guarire. Questo, diciamo, è un aspetto che può in qualche modo influenzare poi. E di tutto questo, diciamo, si deve tenere conto ogni volta questi problemi vengono affrontati. Andiamo avanti. Tutto questo porta appunto a quando parliamo quindi di pregiudizi e stigmi, parliamo di sessismo, genderismo, e il contesto di porta appunto a omofobia e transfobia. La parola omofobia non ha che vedere con una malattia. Non è la rubofobia, la paura dello sporco, non è la claustrofobia, la paura del chiuso, ma sono sentimenti di odio, di disprezzo, di disvalore legati appunto all'incontro con persone omosessuali. Lo stesso poi ha a che vedere col termine transfobia. Avanti. Tutto questo, quando avviene, e voi come dirigenti scolastici vi siete ben consapevoli, in un contesto scolastico porta a quel fenomeno che in generale si chiama bullismo, quando ha a che vedere con comportamenti che sono rivolti a ragazzi che non è detto che siano omosessuali, ma che hanno atteggiamenti che si differenziano e si distanziano dagli altri, e che sono appunto in qualche modo non corrispondenti agli stereotipi del maschio che deve essere forte e sicuro e della femmina deve essere debole, che appunto viene denominato bullismo omofobico. Quindi non è soltanto il prendere in giro, vessare, mostrare disprezzo per un compagno o una compagna che io lesbica. Ma talvolta è primo omofobico anche dire a una persona che non è omosessuale, ma non fare il ricchione, uso questo termine che a Napoli si dice, insomma, ma sei lì per caso, per questo potrebbe in qualche modo, no? Se c'è una persona poi lì vicino che
ha, diciamo, un trattamento di buon gusto sessuale, potrebbe sentirsi in qualche modo stigmatizzata o, diciamo, squalificata. Qui abbiamo visto una definizione di bullismo omofobico presa da una delle colleghe di un progetto europeo con cui lavoriamo. L'Unione Europea è molto preoccupata di questi fenomeni e ha finanziato un progetto che appunto è un progetto finalizzato a battere pregiudizi e stigma rispetto all'omofobia, alla transfobia e alla violenza basata sul genere. E appunto parliamo di bullismo omofobico a causa dei quali un alunno o un'alunna viene esposto all'esclusione, isolamento, minaccia, insulti, aggressioni da parte di uno o più persone che sono parte dell'ambiente in una relazione asimmetrica di potere, dove gli aggressori o bulli si servono della omofobia, del sessismo e dei valori associati all'eterosessismo per disprezzare il proprio compagno. La vittima quindi viene squalificata, deumanizzata e non potrà uscire da fuori da questa situazione, per cui è indispensabile che le istituzioni, e voi siete rappresentanti di queste istituzioni, no, cogliate il fenomeno, individuate di volta in volta qual è la soluzione, perché quel ragazzo o ragazza da sola non potrà farcela, sapendo che, ora non voglio dire in senso terroristico, ma che i suicidi e dato coscienziale legati a episodi in cui si subisce omofobia e bullismo omofobico sono circa il 30% dei casi. Cioè su 100 adolescenti che si suicidano, 30 lo fanno per questi motivi. Il caso ultimo di cui si è stato parlato sugli organi di stampa ci segnala l'urgenza del fenomeno. Quindi quanto? Allora, io qualche volta ho incontrato dirigenti scolastici, anche di scuole napoletane, e ho proposto loro di fare un progetto di intervento nell'ambito del, io sarei un bullismo omofobico, bullismo, questo ci interessa, è molto interessante questo. Dico, no, guardi preside, è bullismo omofobico, hanno professore, nella mia scuola non ci sono omosessuali. Ecco, perché è un tema che spaventa, e lo comprendo, non è facile affrontarlo. Non è facile entrare in un consiglio di docenti, proporre questo, per di più ci sono i genitori che possono temere che poi i psicologi o chi va lì vanno, diciamo, a traviare con le figlie e con le figlie. Ma diciamo, oggi nel mondo in cui viviamo è indispensabile che questo avvenga. E quindi come. Siamo davvero con gioia, io quando abbiamo fatto questo corso per le forze di polizia, io ricordavo l'anno precedente, sono stato a Dublino e c'era il convegno europeo dei poliziotti e poliziotte gay, lesbiche e transessuali europei, no? Dove appunto le poliziotte transessuali olandesi e svedesi che affrontavano i problemi dell'omofobia delle forze di polizia, come raccogliere una domanda di una coppia gay che faceva violenza l'una all'altra, perché appunto in quel contesto non è solo violenza di un marito contro una moglie, ma anche violenza di un partner nei confronti dell'altro. E pensavo, avverrà mai questo a Napoli? Bene, a Napoli è avvenuto. E in un contesto in cui il questore, il capo della polizia, segnalava l'urgenza della formazione. Certamente il mondo della scuola oggi si trova impreparato a affrontare questi temi, perché la società è impreparata, però poi oggi è come se voi vi trovate poi in una situazione di trincea, siete proprio mentre per questa università sto un po' più dietro, più protetto e posso proporre delle cose, capisco che chi è in trincea ha più difficoltà a affrontare, ma penso sono temi che non possiamo non considerare. Avanti. È molto diffuso il fenomeno, io andrei un po' più avanti. Naturalmente, cioè, proprio con il discorso del minority stress, cioè dello stress della minoranza, non soltanto possono essere omofobe le persone eterosessuali, ma anche gli omosessuali hanno quello che si chiama l'omofobia interiorizzata, cioè come dire, disprezzano se stessi o altri omosessuali. E
Questo diciamo è qualcosa di cui dobbiamo anche tener conto, quindi c'è anche poi quest'altra forma che porta l'adolescente a vergognarsi, a voler cambiare, a non accettarsi avanti. E tutto questo appunto ha a che vedere col contesto in cui viviamo, che fa sì, no, che così non vado bene, dovrei cambiare. Anche perché la reazione della società è appunto quella di dileggio e attiva sentimenti vergogna. Avanti. E questo è per Paolo Pasolini, no? Che parlava appunto, normalmente Pasolini oggi avrebbe forse 90 anni, quindi vuol dire è portato in una cultura altra, ma no, vive tutto un senso del peccato. Ora, certo, i sentimenti religiosi entrano in gioco tutto questo. Ora qui non stiamo per scardinare o meno quelle che sono le credenze religiose di ciascuno di noi, ma come per la sessualità ciascuno di noi poi fa una serie di mediazioni, perché diciamo sono indispensabili in quanto no, per la nostra Chiesa l'atto sessuale è soltanto finalizzato alla procreazione e ciascuno fa quello che sceglie. In quest'anno così anche quello che è importante sapere che certamente l'omosessualità e il transessualismo non sono né vizi né virtù e quindi non sono peccati. Avanti. Avanti. Queste sono frasi, ma io andrei avanti perché non vorrei rubare tempo agli altri. Avanti. Ecco, questo diciamo è quindi un concetto per il paribano. C'è chi, ancora una volta mi rifaccio a Timone Argentieri, una psicanalista, che l'acquisizione dell'identità, compresa quella di genere, è un processo che non ha mai fine, rispetto al quale noi dobbiamo continuamente negoziare e rinegoziare, sia perché riguarda il rapporto con noi stessi, e sia riguarda il rapporto di noi con gli altri. Avanti. E quindi, diciamo, quello che è importante e che mi fa piacere anche, no, e in cui siamo stati citati anche dal movimento che organizza questo, no, è come attivare e promuovere una cultura delle differenze, che poi è quello che anche l'Unione Europea oggi ci stimola a fare, per cui lo sviluppo umano significa permettere alle persone di vivere il tipo di vita che scelgono, fornendo loro strumenti e opportunità per fare questo genere di scelte. E quello che è poi il compito che come docente avete voi. Avanti. Per poter fare tutto questo e abbattersi dei pregiudizi è importante appunto, no, la conoscenza, l'avanzamento delle conoscenze e anche diciamo fare un evento come quello di oggi, no, che è finalizzato a sensibilizzare le persone su alcune tematiche. Cominciare a riflettere e speriamo anche nel dibattito discutere insieme. Avanti. Ecco, io volevo finire con appunto Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, che in un messaggio dato il giorno per la lotta all'omofobia ha detto e scritto queste parole. Con questo finisco il mio intervento. Napolitano scrive: voglio esprimere la mia preoccupazione per il persistere di discriminazioni e comportamenti ostili nei confronti di persone con orientamenti sessuali diversi. Si tratta di un atteggiamento che contrasta con i dettami sia della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione, sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non dobbiamo quindi ignorare l'invito del Parlamento Europeo a trovare misure efficaci per abbattere anche questo tipo di discriminazione. E mentre da una parte deve essere apprezzata l'apertura di imprese italiane e straniere nei confronti di persone con diversi orientamenti sessuali e diversi livelli di vita, dall'altra occorre denunciare e contrastare in tutte le sedi e innanzitutto in sede politica con costanza e con fermezza le aggressioni fisiche, gli atti di bullismo, le provocazioni verbali, quali quelle che hanno purtroppo investito anche un notevole membro del Parlamento italiano. Non bisogna sottovalutare i rischi che l'abitudine all'uso del discorso pubblico di allusioni differenti, lesive della dignità delle persone, contribuiscono a nutrire il terreno sul quale l'omofobia si radica. L'ostentazione in pubblico di atteggiamenti di irrisione nei confronti omosessuali è inammissibile in una società democraticamente adulta.
In altri paesi democratici, persone che hanno dichiarato il loro orientamento sessuale, omosessuale, hanno potuto giungere a posizioni di grande rilievo, ricoprire altre cariche anche pubbliche. Un percorso di superamento di timori e rivoluzioni, nonché di ostacoli alle carriere, si è avviato a tempo anche in Italia, ma il nostro è un cammino che appare ancora lungo e difficile. Perciò è importante che la battaglia contro l'omofobia e le discriminazioni che ne derivano non sia condotta solo ad opere di meritorie avanguardie, ma divenga un ben più vasto impegno civile. Non disperdiamo il prezioso patrimonio di libertà e tolleranza guadagnato nel corso della nostra storia. Mancheremo di rispetto nei confronti di chi, per costruire il patrimonio, ha saputo battere con intelligenza di schiavi persone con coraggio. E con questo finirei, perché credo che come il questore ha rassicurato i suoi agenti che non si trattava appunto di tematiche che escono dal loro interesse, così penso che il Presidente della Repubblica ci incoraggi proprio come cittadini e poi come operatori ad affrontare le tematiche. E grazie per l'applauso. Ora, prima di terminare, voglio però che Claudio Cappotto portasse una testimonianza di quello che fa in una scuola, perché io l'ho parlato di grandi sistemi. Ora qui c'è invece con uno psicologo che lavora in trincea e che forse brevemente ti potrà dare anche alcuni spunti in modo tale da attivare un dibattito, anche un'esperienza, per sapere anche, no, diciamo, sono domande che come dirigenti potrà, quindi potrà rispondere più so che me. Quindi do la parola a Paolo Claudio Cappotto. Buonasera a tutti, sì, io ho le mani in pasta, anzi dico di solito con le mani in mezzo alla cacca, no? Perché chi lavora in trincea ha le mani che puzzano, nel senso che ha delle mani che hanno a che fare spesso con il disagio, la sofferenza. Perché vi voglio condividere delle cose? Io ho avuto la fortuna di iniziare questa collaborazione con la Federico II, in particolar modo con il professore Valerio, circa 5-6 anni fa. Io già mi occupavo nella mia città, sentite la mia accento che non sono napoletano, ma sono palermitano, di prevenzione dell'omofobia in campo educativo. Ho iniziato questa collaborazione con la Federico II e da qualche anno, assieme a altri giovani colleghi, io sono assegnista di ricerca presso Federico II e c'è un gruppo di giovani colleghi, prima il professore diceva il nostro sito www.bullismoomofobico.it, cerchiamo di portare avanti dei progetti specifici di contrasto e prevenzione dell'omofobia in campo educativo in ogni scuola di ordine e grado. E ci stiamo aprendo già da più di un anno alla società civile, quindi dal privato sociale alle associazioni, alle altre istituzioni, quindi attraverso un confronto sinergico interistituzionale. E io da tanti 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 anni che lavoro nelle scuole, ho anche un'altra grande fortuna, cioè che non solo lavoro nelle scuole, ma da circa 14 anni, 15 anni, ascolto le storie, ascolto la vita di tante persone che a causa di che cosa? Dell'amore verso una persona, verso una persona del proprio sesso o a causa dell'ignoranza della gente soffre, sta male, vive delle condizioni alcune volte anche di violenza estreme, perché a Palermo hai bisogno per forza del microfono? Sarebbe meglio per la telecamera. A Palermo gestisco questo consultorio presso un'associazione che si occupa di accogliere persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali e i loro familiari con un'accoglienza psicologica. E quindi la mission è quello di portare queste esperienze di vita, queste testimonianze anche all'interno dei contesti scolastici. Cosa facciamo nelle scuole? Perché la prevenzione dell'omofobia in campo educativo? Molte cose già sono state dette dal professore Valerio. Semplicemente cerchiamo di far capire ai ragazzi,
ragazzi, ai docenti, ai dirigenti, che non c'è un'emergenza, ma c'è una costante, una violenza normalizzata. Alcune volte ci sono delle onde sensazionalistiche che ci dicono un ragazzo gay o presumibilmente gay si è suicidato. Bene, noi che siamo testimoni privilegiati sappiamo che la violenza di matrice omofoba, omofobica è una costante nella dimensione educativa, intrafamiliare, sociale allargata, perché, come dice il nostro amico e collega Luca Pietrantoni, da quando sei piccolo e hai 3 anni, apprendi che se sei omosessuale rappresenti l'offesa peggiore. Quindi mettetevi nei panni di un bambino, anche voi siete stati bambini, no? Magari un bambino non avrà mai visto un omosessuale, o magari non avrà avuto contezza di aver conosciuto una persona omosessuale, però avrà interiorizzato dentro di sé che quella parola, omosessuale, frocio, gay, ricchione, checca, rappresenta l'innominabile, rappresenta l'offesa peggiore, ed è un distanziamento forte. Quando i dirigenti scolastici mi dicono: ma perché fare questo intervento dai bambini piccoli ai giovani adulti, che senso ha? E io dico sempre: sa professoressa, sa preside, un ragazzo piccolo o un adolescente, quando deve offendere un altro ragazzo, non gli dice stupido, cretino, ma gli dice frocio di merda. E avrà un perché, c'è un perché, c'è una base sociale di tutto questo, perché siamo socializzati da quando siamo molto piccoli, al fatto che essere omosessuale è una cosa sbagliata, è una cosa contro natura, e rappresenta anche un passaggio, l'omofobia, una certa costruzione della maschilità. Essere maschi significa non essere femminile, non essere donne, e significa anche non essere croci, ok? Quindi c'è un costante dimostrare di fare sul serio. Questo, quando lavoro con i ragazzi, lo vedo costantemente, no? Tutto quello che si fa lo faccio sempre utilizzando un canale privilegiato, che è il canale emotivo. È difficile arrivare ai ragazzi con un approccio informativo. Lo faccio esclusivamente con quello che è il canale unico per arrivare alla gente, non solo ai ragazzi, che è il canale emotivo, attraverso le emozioni, attraverso l'empatia. E di coloro, ad esempio, quando parliamo di stigmatizzazioni, sapete che differenza c'è? Cioè, sicuramente voi avete conosciuto, conoscete il razzismo, no? O altre forme di pregiudizio forti legate all'etnia, legato alla religione, no? Però sapete, c'è una grossa differenza, una grossa tra un ragazzo omosessuale e un ragazzo arabo musulmano e un ragazzo di colore. Tutti e tre possono subire delle discriminazioni, delle violenze tacite o esplicite, ma un ragazzo arabo, un ragazzo musulmano, che probabilmente potrebbe subire delle discriminazioni in un contesto scolastico, perché alla nostra ancora non è una società che promuove una cultura delle differenze, quando torna a casa ha un contesto facilitante. Avrà una famiglia dove la sua, permettetemi lo slang, abitudine, o dove il suo essere musulmano è un valore, anzi, è un'identità indispensabile. Magari questo ragazzo arriverà pure in una comunità musulmana, dove quella sarà una condivisione costante con l'identità. Un ragazzo di colore, un ragazzo migrante, un ragazzo nordafricano, che probabilmente subisce o ha subito delle discriminazioni in un contesto scolastico, quando torna a casa anche lì ha dei cuscinetti affettivi e emotivi, ha una famiglia, un padre, una madre, dove quella sua caratteristica etnica è un valore, è un distinguo, è una risorsa, no? E quindi avrà dentro di sé quelle risorse per fronteggiare magari quei imbecilli che in quel momento lo prendono in giro. Vi dico invece cosa accade a un ragazzo gay, che ad esempio a 15 anni scopre che la sua affettività è direzionata verso una persona dello stesso sesso.
Ecco, come lo sono accorto, come tutti quanti, ci si innamora, no? E inizia a battere il cuore, le farfalle dello stomaco, però si accorge che il suo amore rappresenta quell'offesa peggiore, rappresenta quella parola che non si può dire, rappresenta quell'identità che non è prevista. Non è prevista la scuola, non è prevista la famiglia, perché un genitore ha un figlio e non immagina che la propria prole possa essere omosessuale e quindi educa un ragazzo con un'aspettativa eterosessuale. Significa che da quando è piccolo il ragazzetto dirà: ma quando mi porti la ragazzina, anzi se è maschietto, quando mi porti le ragazzine, perché lui è un maschietto, ne avrà tante sicuramente, a proposito di stereotipi di genere. Questo stesso ragazzetto però che succede? A un certo punto vivrà una guerra forte, la più forte, quella di Laniante, contro se stesso, perché non sa se dare cittadinanza alla propria affettività o non deludere l'aspettativa di un padre, di una madre, di una scuola che pensa che lui sia un ragazzo come tutti. Questo stesso ragazzo, a un certo punto, questa diversità verrà fuori in un qualche modo e gli adolescenti sono bravi a intercettare la differenza che deve essere punita. E che faranno? Lo prenderanno in giro? E gli succederà come succede a tanti ragazzi che ho in accoglienza, dove i luoghi non adultizzati, dove non c'è un adulto significativo, diventano trincee per questo ragazzo. I bagni, i luoghi che vanno dalla scuola a casa, le piazzette, le ore di educazione fisica diventano delle trincee alienanti. Questo stesso ragazzo che non crede più in sé poi torna a casa, no? E a casa non troverà la casa del ragazzo musulmano o del ragazzo di colore, ma troverà probabilmente un padre che, come tutti noi, continua a stare in una società omofobica. E probabilmente avrà un padre come tanti padri che non lo fanno apposta, ma perché crescono in una cultura omofobica dove dare religione ci sta, e quindi si siederà magari a aprire la televisione e dirà: minchia, questi finocchi mi fanno schifo. E sua madre dirà: e basta con queste schifezze fuori natura. Immaginate come si possa sentire questo ragazzo. Ecco perché questo 30% di cui parlava il professore Valerio, no? Ecco perché un ragazzo su tre omosessuale, dice l'associazione GSL e gli educatori che si occupano di prevenzione dell'omofobia, pensa o tenta almeno una volta al suicidio. E io credo che come società civile, come educatori, come professori, come professionisti, anche se un solo ragazzo, uno in tutta Italia, tenta il suicidio, abbiamo una responsabilità sociale grossa, grossa, grossa. Però voglio finire dicendovi una cosa, che esiste una possibilità altra. Esiste la possibilità di creare una vera cultura delle differenze e possiamo iniziare dalle vostre scuole. Alcuni dicono: è vero, parliamo, va bene, con i ragazzi più grandi. Ma io dico: no, iniziamo da quando i bambini sono piccoli, calibrando linguaggio e calibrando canale comunicativo, no? Sapete, abbiamo iniziato grazie a dei supporter che non sono solo istituzionali ma anche amicali, affettivi, uno di questi è qua, e questi supporter hanno creduto in noi e hanno detto: lanciamoci anche nella scuola dell'infanzia, perché dobbiamo iniziare lì. Sapete cosa faccio? Dirò un pezzettino di quello che faccio lì. Faccio del terrorismo psicologico in queste scuole dell'infanzia, racconto delle storie, gioco con i bambini e vi racconto ad esempio delle storie che cercano di sgretolare gli stereotipi di genere, raccontando ad esempio la storia di Mammo Perosa. Mammo Perosa è una mamma, come tante, tante mamme che ci sono in giro, è una mamma che ama il suo lavoro ed è una mamma che lavora in un'officina. È una mamma che, sapete, come tutte le mamme, non è che lei, tutte le mamme vanno spesso dal parrucchiere, si fanno belle, come le signore che ci sono qua dentro in questa stanza. E no, lei ha i capelli corti come i miei, io sono un po' tignoso, lei invece ce l'ha fino a qua, perché ha un'attaccatura forte forte, ma ce l'ha rasata, perché lavorando in officina è inutile che va ogni giorno dal parrucchiere. E ha sempre le mani tutte sporche di grasso, perché sapete, mettendo le mani sempre dentro il motore, le mani poi si sporcano di grasso. Lei ama il suo lavoro, ama i motori, ama le macchine, e
dalla mattina alla sera sta in officina. Lei è una mamma, ha un figlio bellissimo che si chiama Luigino e come voi fa la scuola dell'infanzia. Questo bambino, Luigino, è un bambino tenerissimo. Tenerissimo, infatti, sapete, lui, oltre a mamma operosa, ha un bellissimo papà che si chiama Papà Tero. Papà Tero, sapete che fa? Papà Tero dalla mattina alla sera sta in casa, si prende cura della casa ed è abilissimo a fare torte, pizze, manicaretti, cucina dalla mattina alla sera, e ti assicuro che le cose che fa sono buonissime, sono eccezionali. E lui ha un amore fortissimo verso i bambini, non avete idea come stringe e coccola tutti i bambini, e ogni volta che vede il vicino non può fare a meno di commuoversi, lo guarda negli occhi dritto dritto e si mette a piangere. Un giorno vicino torna dalla scuola dell'infanzia di fronte a casa sua e se ne accorge subito Papà Tenero che Luigino è triste, aveva gli occhioni grossi grossi, ma ha detto, ma che è successo Luigino? Luigino è stato sincero con Papà Tenero perché ha un rapporto stupendo, bellissimo, e gli ha detto, gli altri bambini mi hanno preso in giro, ma perché ti hanno preso in giro? Mi hanno preso in giro perché io ballo. Luigino non ha una passione, ha un dono, sa ballare. È un ballerino di danza classica, ha iniziato 2 anni fa ed è bravissimo, sembra che balla attorno alle nuvole. Però gli altri bambini dicono che è una cosa da femminuccia, anzi gli hanno detto Finocchio. E lui gliel'ha detto al papà. Papà gli ha detto, guarda vicino, piangendo e stringendolo forte forte, qualsiasi cosa tu sarai nella tua vita, avrai sempre il mio amore eterno incondizionato. Luigino si è ripreso perché si è nutrito di questo amore. Nel frattempo però è arrivata mamma operosa durante una giornata stanca con la sua cotona, i suoi stivali, e dice, ma che succede? Ma perché piangete? Non è che si piange? Voi siete maschietti. Papà Tenero gli dice, amore mio, io lo sai, ti amerò per sempre, però non è vero quello che dici, perché queste lacrime testimoniano i sentimenti, le emozioni, e se non piangiamo significa che noi maschietti non proviamo emozioni, e io invece ne provo tante come maschietto. Poi alla fine la giornata stava finendo, Papà Tenero aveva fatto un tavolone lungo così, pieno di manicaretti, hanno mangiato tutti quanti assieme, poi mamma operosa si è messa nella sua bella poltrona con la sua birra, lei è una tifosa sfegatata di calcio, segue il Napoli sempre, si registra pure le varie partite, si è vista la sua partita con la sua birra, si è addormentata un po' nella sua poltrona, mentre Papà Tenero, dopo aver fatto i piatti, le fa molto bene, fa molto bene i piatti, si è addormentato, si è accucciolato con suo figlio nel suo letto. Questo è quello che facciano i bambini e questa è la strada giusta per poter far capire quelle cose che prima ha detto in maniera egregia il professor Valerio a dei bambini di 3-4 anni. Questa è la strada che con il nostro gruppo stiamo cercando di percorrere e che vorremmo percorrere anche insieme a voi. Grazie. Ecco, abbiamo ancora un po' di tempo, se vogliamo incominciare una sessione di domande e risposte, sì, ma professore, possiamo risolvere tutti. Allora, che cosa facciamo? Dai, aspettiamo quest'altra manifestazione. No, ci salutiamo. Diciamo, vi abbiamo lasciato questo depliante. Se c'è qualche domanda rapida, come fate, che possiamo rispondere, siamo qui, se no abbiamo 10 minuti per il mondo. Ma più che domanda, è un ringraziare per avere dei luoghi il possibile per tutti quanti, e questo posto è uno. Io sono, siamo qui in rappresentanza delle alcune scuole del territorio, e quindi avere persone che attraversano i vari territori sempre una testimonianza che è possibile avere rispetto, dignità, la
possibilità di esistere, di progettarsi, di riconoscersi, per noi scuola può fare il piacere. Credo che più che una domanda è questa, la possibilità anche da parte nostra come scuola di poter riferirci a voi nel momento della domanda, che in questo momento non c'è, non so se avete idea. Mi sento più rassicurata nell'aver incontrato altre persone che possono darci una possibilità di parola rispetto a delle difficoltà. La scuola superiore sono gli adolescenti che sono incrostati purtroppo rispetto a bambini di 3 anni, quindi la sofferenza laddove c'è è ancora più forte. Noi siamo qui per questo, cioè tramite anche la dottoressa siamo rimasti che lei fungerà proprio da ponte comunicazionale tra noi e voi. Noi siamo una risorsa del territorio, no? Siamo qui per questo, mettiamo a disposizione la nostra expertise, la nostra esperienza e professionalità proprio per essere uno strumento valido e efficace all'interno dei contesti scolastici. Facciamo questo. Quindi faremo molte, ma il fine è questo, che loro, oltre insomma, a spiegarci un attimo la tematica, il fine della municipalità con le scuole è questo, cioè non avere solo stasera qui a rispondere il problema, ma sicuramente avere un rapporto continuativo, perché i nostri territori, noi istituzioni e voi istituzioni scolastiche sappiamo bene di cosa parliamo, di territori complessi e di territori che psicologicamente tutti i giorni avremo bisogno. Quindi è un lavoro che loro porteranno nelle scuole, dalle elementari alle superiori, perché in un primo momento abbiamo parlato degli istituti superiori, dove c'è tantissimo bisogno, insomma, anche gli istituti di Monticelli sappiamo bene su quale territorio sono. Quindi loro è solo un fatto, cioè un incontro oggi per operare poi nei tempi. Quindi io vi farò degli appuntamenti con loro che verranno a scuola e insieme vi organizzate e farete. Insomma, in questo è così la cosa. Cioè io l'ho fatto per questo fine, insomma, perché per me è questo il fine, la nostra municipalità, i nostri territori, i nostri ragazzi e i nostri giovani. Gli insegnanti che stanno quotidianamente a contatto con le nostre realtà e i dirigenti. Quindi io vi ringrazio tantissimo ai dirigenti presenti. Grazie.